Il machine learning e l'intelligenza artificiale sono il cuore delle moderne protesi attive, in quanto interpretano segnali biologici registrati da nervi, dal cervello, da muscoli dei pazienti e traducono questi in movimenti delle protesi. Quindi l'intelligenza artificiale di fatto decodifica l'intenzione dei pazienti in un modo che non ha precedenti rispetto al passato. A suo avviso che cosa manca ancora, qual è in che direzione sta andando la ricerca? Ma dal punto di vista delle protesi avanzate, se pensiamo all'arto superiore, la mano e il braccio, che sono le funzioni più complesse da recuperare, perché permettono un controllo motorio molto fine, quanto manca è ancora tanto, manca un controllo che veramente raggiunga il controllo naturale delle nostre mani, con possibilità che vanno da forze molto delicate a manipolazione. Tutte queste cose non sono possibili con le protesi. Un'altra cosa importante che manca è quasi completamente la sensazione. C'è ricerca ovviamente nel settore, ma la possibilità di dare sensazione tattile, di temperatura, persino di dolore, che sono importanti per includere le protesi nel nostro schema motorio dei pazienti, sono ancora completamente mancanti. Quindi la strada da fare è ancora molto lunga. Quindi la strada da fare è lunga, però diciamo che possiamo già vantare diversi successi. In cosa siamo bravi? Quali sono stati i successi, diciamo, che più determinanti? Per la vita quotidiana ci sono stati molti successi. Uno dei progressi maggiori degli ultimi 10 anni è stata sulla meccatronica, sul progetto robotico di mani artificiali, che adesso permettono di attuare dita separatamente, permettono di essere robuste per attività di vita quotidiana, e naturalmente l'elettronica a bordo, che si è meno autorizzata, è diventata più efficiente, computazionalmente più rapida. Questo è legato al machine learning, all'intelligenza artificiale di cui si parlava. Adesso è possibile mettere microprocessori sulle protesi che hanno metodi di intelligenza artificiale impensabili fino a qualche tempo fa in un sistema chiuso così piccolo e così miniaturizzato. Quindi questo ha cambiato la realtà clinica in molto positivamente. E rispetto invece alla cosiddetta robotica ibrida, cioè quella in cui ci sono, diciamo, delle parti elettroniche e meccaniche coniugate invece anche, per esempio, tessuti muscolari cresciuti in laboratorio che poi vengono accoppiate, secondo lei anche questa è promettente? Ne potremmo tirar fuori qualcosa di buono? Sì, diciamo la simbiosi tra parti robotiche e corpo umano è sempre più intima, con la ricerca anche in scienza dei tessuti, dei materiali, nanotecnologie, synthetic biology. Ci sono interi campi di ricerca che stanno nascendo recentemente, che stanno esplodendo, e la possibilità di integrare parti robotiche con i tessuti biologici è una possibilità molto, molto importante e molto eccitante per il futuro. Uno degli esempi clinicamente più semplici da capire è l'integrazione delle protesi nel tessuto scheletrico dei pazienti, invece di usare un socket, che è il classico metodo di collegare le protesi ai pazienti. Quindi inserire la protesi con degli impianti di titanio dentro le ossa, in modo che sia una parte del corpo, è un esempio semplice, ma clinicamente già effettuabile, di robotica che intimamente entra in connessione con il corpo umano e con tessuti biologici. Grazie. L'ultima domanda è: ho visto che di poche settimane fa lei ha pubblicato uno studio su Science Robotics. Ci descrive che di cosa si tratta, cosa avete realizzato? Sì, con lo studio di Science Robotics, torniamo di nuovo alla prima domanda, è molto incentrato sull'intelligenza artificiale. Presenta un metodo innovativo che nessuno aveva mai testato in paziente. Molti avevano testato altri metodi in laboratorio, ma in pazienti, in attività della vita quotidiana, in sessioni successive, quindi in condizioni del tutto realistiche.
e abbiamo dimostrato che un controllo molto più raffinato come quello che abbiamo proposto, che permette di controllare polso e mani in maniera molto naturale, può essere implementato clinicamente in attività di vita quotidiana in pazienti con amputazione a diversi livelli. Quindi un lavoro che mette insieme l'ingegneria con la medicina in modo molto forte, quindi la parte di traslazione in clinica è tanto importante quanto la parte di intelligenza artificiale.